Sesta puntata di Polvere di Stelle, benvenuti e ben ritrovati. Buon 2020, prima del 2020, in compagnia mia c'è Alfonso Marrazzo. Buonasera a tutti. Cominciamo dalla Serie D, in compagnia ovviamente di me e di Alfonso Marrazzo. Come al solito, Franco Pidaniello. Buonasera e buon 2020 a voi. E il centrocampista del San Tommaso, Fabio Alleruzzo. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Siamo onorati di avere il capitano. Del San Tommaso i Grifoni sì. che attendono il Palermo il big match che tutti aspettavano forse in città sponda San Tommaso contro il Rosanero del Palermo. Si giocherà sabato a Prato la Serra. Però subito Antonio andiamo a vedere i risultati dell'ultima giornata del campionato di serie D capunto che, che eh, annora il nostro eh, San Tommaso Biancavilla batte gistonavese 3-1. Continua Antonio. Palermo 3, Marsala 1, a differenza della prima giornata. 3 gol eh, del risicato 0-1. Palmese 1, Ciriale 2, Ciriale che torna alla vittoria. Giuliano 3. Castrovillari 2, Licata e Messina pareggiano per 0-0. Il Nola perde in casa contro il Marina di Raguso, stesso risultato, sempre sconfitta in casa, però per 0-2 a del Rocella sul Corigliano, eh, il Troina batte la CR Messina 1-2 fuori casa e poi la sconfitta del San Tommaso contro il Savoia 2-0. Dopo i risultati Prima di vedere la classifica andiamo ad ascoltare il punto del, della serie D del Giro Nei realizzato da me, però ovviamente lo commentiamo, da, poi con, gli lo commentiamo i nostri, con i nostri ospiti. Domenica si è giocata la diciottesima giornata della serie di girone I, nonché la prima del girone di ritorno. Come è successo già all'andata, il Palermo batte il Marsala, questa volta non di misura ma per 3-1 e con meno polemiche azzurri che comunque non hanno sfigurato tenendo testa ai Rosanero per buona parte del match. La sconfitta è stata resa meno amara dalle altre... Inseguitrici sconfitte in zona play out, ma la squadra di Mister Terranova ha l'obbligo di ottenere punti già dalle prossime sfide. Per ottenere una salvezza che al momento dista tre punti. Discorso ben diverso invece per il Palermo, che con questa vittoria rimane in testa alla classifica e tiene lontano il Savoia di parlato anch'esso vittorioso contro il San Tommaso per 2-0. Dietro gli Oplontini, a distanza di 9 punti, troviamo il Licata che dopo il pareggio a Riti Bianche contro l'FC Messina è stato agganciato da Troina e Giuliano che hanno sconfitto rispettivamente la CR Messina 1-2 e il Castrovillari 3-2. A, a ridosso della zona playoff troviamo quindi l'FC Messina e subito dietro il Biancavilla che ha Battuto in rimonta 3 a 1 la cittanovese scavalcandola di un punto in classifica, torna a vincere la Cireale anche se a fatica superando la Palmese in rimonta, grazie ad un rocambolesco autogol ed un gol allo scadere. Perde in casa invece il Nola, sconfitto dalla Marina di Ragusa, che grazie a questa vittoria aggancia il Marsala in zona play-out a 18 punti, sempre in nei bassi fondi della classifica. In fine Importante vittoria del Rocella in casa del Corigliano per 0 a 2, Fabio Gara. Giro oh, buona cornice di pubblico. Il vento però l'ha fatta da padrone, due però gol subiti da calcio da fermo. Forse l'unica pecca, un'altra pecca in questo Santo sì, guarda, è quello che, che dicevo prima. Abbiamo preso due gol da polli tra virgolette su palle inattive perché eh, era l'unico modo per, per prendere gol e noi siamo riusciti proprio a prendere gol sull'unico modo eh, che potevano, potevano impensierirci solo così con palle inattive. Perché la partita noi, secondo me, l'abbiamo giocata benissimo. Eh, comunque, siamo andati in casa della seconda in classifica. Voglio dire, il Savoia è una squadra importante ha giocatori importantissimi. Quindi. Abbiamo tenuto benissimo il campo e, e ti ripeto, peccato per i due gol presi, perché eh, potevamo tornare sicuramente con qualche punticino. Ma il San Tommaso Fabio, cosa, cosa manca? Squadra che comunque eh, in classifica eh, è precaria, però non dimostra appunto di essere la penultima forza del campionato. Ma eh, guarda tu guardando la classifica, guarda, il mio rammarico è che potevamo sicuramente avere qualche punto in più. Eh, perché pure abbiamo perso la partita in casa col Nola, che non meritavamo assolutamente di perdere, ma come Nola tante altre abbiamo perso e non meritavamo. Eh, sicuramente la classifica ah, non, è, non è buona, potevamo avere quei 4-5 punti in più che ci facevano stare un po' più tranquilli, però eh, tutto sommato adesso ci dobbiamo rimboccare le maniche e cercare di fare più punti possibili il giorno di ritorno. Faccio l'avvocato del diavolo. Prima a Franco e poi al capitano Leruzzo del San Tommaso. Come hai visto il liquidato bis, il ritorno di Stefano Liquidato sulla panchina dei Grifoni? Indipendentemente dal liquidato bis o non liquidato, il San Tommaso ha operato degli acquisti. E operare degli acquisti e portare sempre eh, innovazioni significa quantomeno si devono mettere in gioco eh. i giocatori che sono arrivati. Poi la vecchia guarda, quelli che sono rimasti cercano di far bene perché hanno, la conferma, hanno avuto la conferma dalla parte della società, oltretutto è una società seria, una società a mio parere che sta dando il massimo. Mister Liquidato, secondo me non è adesso che bisogna parlare con Mister Liquidato, lo si farà quando saranno le bocce ferme a giugno, perché a mio parere sarebbe... Brutto parlare adesso di Mr. Liquidato. Mr. Liquidato ha avuto una parentesi, forse ha voluto dare uno scossone, eh, la società voleva dare uno scossone. Certamente chi doveva sostituirlo, oh, a mio parere, eh, forse è stato meglio così, perché prendere a tanti altri giocatori, Liquidato è uno che il calcio lo conosce. Sarebbe stato un grande fallimento per il secondo anno consecutivo se, sarebbe, se fosse stato mandato via. Certamente adesso ha voglia di riscatto anche lui, e diceva Fabio che eh, a Nola eh, a, col Savoia hanno perso e con Nola eh, non meritavano, non è vero che il Nola ah, ha riposto subito i punti, ha perso in casa, altro anche se eh, a mio parere forse era meglio che il Nola quella partita la vinceva e non che la perdeva, perché esatto. a 20 punti in classifica il Ragusa è arrivato a 18, quindi si è allungato in classifica, si è allungata la, la quota salvezza, però... Io credo ancora, io ho visto una sola volta il San Tommaso, però conosco i calciatori. Non sarà certamente sabato la gara, la gara in Davinci. cui chiedono i punti, anche se ci possono essere. La Palmese essere. ha bloccato il Palermo, intanto Franco. Eh. Allora, il discorso è che, eh, come vedi dalla classifica, 44 e 41 eh, si viaggia anche sul, sul nervosismo perché mezzo passo falso potrebbe pregiudicare tutto, una stagione intera poi. Eh, lui che ha giocato a 10 e c'è, quindi vi può dire tranquillamente: l'entusiasmo viene col tempo. A Torre, e Palermo parliamo di una grande squadra, però canarsi nelle piccole dimensioni diventa difficile perché poi i tifosi iniziano a criticare, a fare. A, Savoia, a Torre Annunziato non ha niente da chiedere. Che già questo è un grandissimo campionato. Però non dimentichiamo che Santo Sant'Omaso ha da recuperare il secondo tempo a Corigliano. Eh. Corigliano che ha perso in casa, adesso con il Roccella, anche lì c'è una mini-crisi eh, societaria. Potrebbe eh, essere anche quella la gara della svolta per Sant'Omaso, Fabio. Chiedo a te che hai avuto anche la chance per sbloccarla poi a Corigliano. Eh. No, no, ma infatti... La classifica che vediamo noi abbiamo la partita in meno col Corigliano che... Un mezzo dire, tempo diciamo. Dobbiamo disputare il secondo tempo che se, se riusciamo a fare bottino pieno comunque ti rimetti, ti rimetti in carreggiata. Quindi dire, la classifica è anche, è anche corta. Eh, per noi quella sarà sicuramente una partita importante. Fabio, tu hai giocato a Palermo. L'ambiente l'hanno sottolineato un po' tutti, da ditti ai lavori anche il DG Cuccinillo. Vi hanno accolto alla grandissima. Che cosa ti aspetti da questa gara? Personalmente e a livello di squadra. Che cosa volete dare? Vabbè, sicuramente stiamo parlando del Palermo che eh, non c'entra niente con questa categoria. Noi siamo andati, siamo andati a giocare lì e era la prima partita che facevano in casa, c'erano quasi 20.000 spettatori. E diciamo che là stiamo parlando di un altro calcio. Eh, per noi sicuramente è una partita di prestigio, ma non solo per noi, proprio per la città di Avellino, eh, sicuramente è una, partita, è una partita importante. Noi giochiamo in casa, quindi dire, sicuramente non, non, faremo, non vuol dire che essere penultimi e loro eh, primi vuol dire che eh, la partita è in un senso unico. Quindi sicuramente noi daremo, daremo il massimo e perché no riuscire a portare pure qualche punto. E nel Palermo c'è quel tagliacura, eh, Nando Sforzini, Antonio. Andiamo a vedere nel servizio eh, di Maria Stanco dedicato proprio al bomber romano. Adesso in forza al Palermo che tornerà in Irpinia per un giorno. Tornerà in Irpinia godendosi la gioia del viaggio, ascoltando i rumori e i profumi di una terra che lo ha accolto ed osannato tante volte nella sua lunga carriera. Ferdinando Sforzini ora indossa la gloriosa maglia del Palermo e sabato arriverà a Prato La Serra per sfidare il San Tommaso di Stefano Liquidato. L'ennesimo rientro, che sicuramente avverrà tra gli applausi così come è accaduto l'ultima volta quando è andato via. Per un momento respirando l'aria irpina ricorderà la gioia dello scorso anno, il trionfo in volata l'abbraccio della piazza. Magari sentirà anche il dolore dell'addio, dei problemi, dell'incertezza estiva. La fine del 2019 non è stata semplice per lui. Un infortunio brutto lo ha costretto a casa per un bel po' di tempo. Nemmeno tanto rispetto al previsto in realtà perché Sforzini è tornato in campo in tempi record. La squadra ha messo nei suoi piedi anche un rigore impossibile prima di Natale che l'attaccante però ha fallito poco male anche in quel caso gli applausi non sono mancati l'importante era provarci e soprattutto tornare i ritorni i Sforzini li ha sempre affrontati con un sorriso il sorriso di chi sa di aver fatto ciò che poteva sabato ne vedremo un altro il ghigno di chi sopraffatto dai ricordi sa che in qualche modo è in un luogo che può chiamare casa la casa dove posso stare in pace io voglio andare a casa Siamo tornati, abbiamo visto il ritorno di Maria Stanco per Ferdinando Sforzini che torna in Irpinia, torna a ricordare. Sarà un match portolare anche per lui a mio avviso, certo. Antonio, perché tanti amici hanno lasciato lui il segno in Irpinia, andando a vedere la partita al, al De Cicco. Tu Fabio, hai mai giocato contro Lando Sforzini o è la tua prima volta? No, non, non mi sembra di averci giocato contro, contro Sforzini. Ho giocato insieme... All'altro attaccante che è Ricciardo, abbiamo, Ricciardo giocato, abbiamo giocato insieme e quindi lo, lo conosco benissimo. Con Sforzini, mi sembra di no. Sì, ho visto i vari social, le foto con lui e con Carlo sì, Cucini. Sì. Eravamo a Fondi eh, insieme. Siamo parecchi con amici. Con sì, il mister sì, sì. Liquidato, fu Capuano? Non ricordo. No, con, con Capuano. Con Capuano, con Capuano. Eravamo insieme a Fondi Franco. Anche una domanda a te, uh, San Tommaso, Palermo, non facciamo pronostici, però che pubblico ti aspetti? Ma Diciamo che il pubblico, più che altro, a mio parere, lo, fa, uh, lo fanno gli addetti ai lavori e poi quello che viene da Palermo saranno 200-300, non lo so. però molto del pubblico, il San Tommaso e il Rione. È vero che sarà una gara di cartello, una gara, uh, la gara dell'anno tra le, le Mura Amiche, non per il risultato, ma per lo spettacolo, perché alla fine sarà questa la gara, però saranno moltissimi gli addetti ai lavori. Si gioca di sabato, quindi tante squadre di eccellenza giocano quasi tutte le erpina ad eccezione della Virtus Avellino giocano di domenica quindi sicuramente eh, di sabato quindi sicuramente sarà una partita con tanti spettatori però io però ho una, io ho social, una domanda social, io social, per, per, social, per Fabio i vari tifosi perché c'è la giornata bianco-verde se non sbaglio sì. che è istituita il San Tommaso hanno postato i biglietti sui social network i tifosi anche semplici appunto curiosi della partita questo comunque è un dato che lascia ben sperare Fabio da giocatore esperto quale sei, Palermo? Una corazzata, ma hanno un punto debole. Secondo te, dove vanno attaccati, dove vanno messi alle corde soprattutto dove si può fare risultato? Non dico vincere, far risultato. Ma no, guarda, io credo che loro stanno prima in classifica, quindi un motivo ci sarà. Eh, sicuramente la squadra più forte del campionato, questo dice la classifica, e quindi per adesso è la squadra più forte del campionato. Eh, noi in casa eh, dobbiamo essere degli animali, nel senso dobbiamo essere aggressivi, noi non dobbiamo metterla sull'aspetto fisico, sull'aspetto agonistico eh, e secondo me lì possiamo fare male, anche perché eh, sappiamo bene che a Prato la Serra il campo non è grandissimo, quindi voglio dire attaccarli, essere aggressivi potrebbe, potrebbe creare problemi a loro. Conoscete bene voi le misure appunto del del Cicco, eh, di Prato la Serra. Adesso c'è un ragazzo che si allena con voi, con a te che hai appunto, uh, avuto squadra già a fondi, può dare una mano nel reparto offensivo del Santo Maso, che appunto uh, stenta a decollare quest'anno un solo gol per i branichi, poi il resto hai fatto uh, più reti uh, tu che sei un esterno che è appunto un attaccante. Eh sì, no, con, eh, con, con Atecia ci ho giocato insieme un po' di anni fa. A Fonti, sicuramente ci può dare una grossa mano perché, comunque, è un giocatore veloce, uno che attacca gli spazi. Quindi, noi eh, sappiamo bene che lì davanti abbiamo bisogno di, di qualcuno che ci dia una mano anche perché. E non facciamo tantissimi gol, quindi sicuramente ci può, dare, ci può dare una grossa mano, aspettando pure Branichi che per me è un giocatore importantissimo, eh, qua stiamo parlando di un giocatore veramente importante, purtroppo ha avuto dei problemi fisici, ha avuto degli acciacchi, ma se sta bene lui per me è un giocatore importante in questa categoria. Franco, prima non l'hai fatto rispondere, cosa può dare il ritorno di Liquidato in panchina per te che lo vivi tutti i giorni praticamente? Ma guarda, eh, liquidato per me è, è un allenatore forte. Cioè per questa categoria la conosce benissimo e poi è un insegnante di calcio. Cioè nel senso che lui veramente conosce, conosce il calcio. Lui ci dà tanto, ovviamente eh, la colpa dei risultati non è solo la sua è, diciamo che un po' eh, la situazione giocatori, un po' lì davanti numericamente non siamo, non siamo tantissimi quindi anche lui ha avuto qualche problemino, però per me liquidato non si discute per me è un, allenatore, un ottimo allenatore eh, e io personalmente sono contento che sia tornato io cercavo oh, una gara da come a esempio mm. a San Tommaso uh, Palermo e mi è venuto in mente uno che abbiamo fatto l'anno scorso uh, con l'Avellino e eh, spero che sia l'analogo risultato in tutta sincerità Monterosi Avellino Beh, Monterosi, 0 a 0, 0, a 0. 0, a 0 Monterosi era favorito al pronostico nonostante fosse un piccolo centro in un centro mm. sportivo Avellino la blasonata della, alla fine è uscito uno 0 0 che ha tutti. L'augurio me lo faccio perché uno 0-0 a -0 va fatto anche se in cuor mio spero che ci sia addirittura la vittoria perché rimarrebbe nella storia. Però diciamo, già così andrebbe bene. No, no, ma, ma sicuramente, noi non è che partiamo battuti, ci mancherebbe altro. È normale il, il tasso tecnico loro è superiore al nostro, questo è poco ma sicuro, però ti ripeto, questa è una categoria dove tutti possono vincere con tutti, quindi eh, noi la classifica in questo momento non, non la dobbiamo guardare, viene il Palermo, per carità, eh, massimo rispetto, però noi faremo sicuramente la nostra, la nostra partita. Eh, come ho detto prima, dobbiamo essere aggressivi, perché solo così possiamo mettere in fronte. anche perché l'anno scorso l'Avellino ha avuto dei gironi clamorosi, vedi Torres, vedi Cassino. Eh beh, la domanda verrebbe spontanea eh, latte a, Fabio, do, latte a Fabio, la differenza nei vari gironi. Perché parliamo esatto, di tre gironi importanti. Eh. Lì è un girone molto. Lui l'ha fatto. quindi eh, Il girone dell'Avellino l'anno scorso era un girone molto tecnico, questo è un girone. Agonisticamente valido, e poi c'è il girone di ferro che tutti sanno che è quello pugliese. dove Foggia è, è, sì. è, è il secondo in classifica. Onestà del vero, lì veramente pazzesco. Giocare il Bisonto, se sbaglio. Il primo posto. Quindi anche il Foggia sta arrancando con i vari Gerbaudo, Matute. però adesso uh, andiamo a vedere un po' il prossimo turno con Antonio, Fabio e Franco: cosa ci riserverà. Uh, caro Antonio, Roccella, Biancavilla, Ragusa, Coriano, altro scontro diretto, Ragusa può togliersi addirittura dalle sabbie mobili, Marsala no, l'altro scontro, Salvezza, Troina, Giuliano, Cittanovese, Licata, Cereale, Messina, Sant'Omaso, Palermo, FC Messina, Palmese, Castrovilla di Savoia, carta alla mano, la Palmese dovrebbe soccombere a Messina, poi Fabio è proprio bagarra Salvezza. Sì, vabbè, ma noi ti ripeto: queste, noi non dobbiamo guardare il calendario, non dobbiamo guardare la classifica. Noi dobbiamo guardare in casa nostra e, come ho detto prima, dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Eh, per, poi, soprattutto, abbiamo il recupero. Quindi, anche quello, come ho detto prima, è una partita per noi, per noi importantissima. Quindi, già da là capiremo che si può, come ci, ci dobbiamo collocare. Franco, la domanda che fa Antonio, questa volta la faccio io. Dove, eh, dove appunto, andrei? Do, sì, dove Ma, onestamente, io sono un campano. Togliamo San Tommaso Palermo. No, no, sono un campano e ci tengo alle squadre campane. Io spero, e mi, sperando che non mi sbagli, vorrei una vittoria del Savoia. E andrei a vedere Castrovilla di Savoia sicuramente. E poi. Serve anche per San Tommaso. In seconda battuta una vittoria del Nola perché il Nola vincendo a Marsala, è vero che va a 23 punti il Nola. Però il Marsala 18, rimane in quella parte con il Nola essendo una, una delle ultime partite del campionato, Nola Salvo, siamo Campani. Abbiamo detto tutto esatto. E con questo augurio, con questo augurio di Franco Pitanillo, termina qui la nostra prima parte di Polvere di Stelle dedicata alla serie D, dedicata ovviamente. Eh, per forza di cose, al uh, San Tommaso io ringrazio eh, innanzitutto Fabio Alleruzzo, in, uh, l'ha detto stampa che ovviamente. Francesco Fasarano, sì, che ci ha permesso di ospitare il capitano del San Tommaso. Esatto, ringrazio Fan Franco Pitanillo che riavremo nella seconda parte. E te Alfonso che ti avrò sempre nella seconda parte. Purtroppo per te.